Uno spregio quasi permanente che, secondo i biologi della stazione Anton Dorn di Napoli, non potrà essere riparato prima di mezzo secolo, è quello derivato dalla pesca abusiva del corallo rosso in costiera amalfitana. Il blitz di procura e capitaneria di porto di Salerno di ieri, con 10 persone indagate, è la testimonianza di quanto sia difficile e delicata la battaglia per la tutela dei fondali della Campania, luoghi splendidi e fragili allo stesso tempo in aree marine protette e uniche come Punta Campanella o gli isolotti Ligalli. Abbiamo ritenuto l'inquinamento perché vi erano tutti gli elementi della relativa fattispecie, cioè la condotta abusiva con la quale è stata cagionata un deterioramento o una compromissione significativa e misurabili dell'ecosistema in questo caso e della fauna. L'entità del danno è stato misurato e valutato con una specifica consulenza tecnica affidata all'Istituto, alla Stazione Zoologica Anton Dorn di Napoli, che ci ha confermato quali fossero le conseguenze del tipo di attività che, come diceva il procuratore aggiunto e il procuratore vicario, non è limitata solo al nostro territorio della costiera amalfitana, cioè l'area protetta di Capri Punta Campanelle, e anche ad altre zone d'Italia, ma ad ulteriori zone della Campania. Dalla comparazione di queste riprese sottomarine, comparandole appunto con lo stato invece attuale, e grazie all'ausilio preziosissimo della stazione zoologica Anton Dorn, che tengo anche a precisare ha lavorato per la Procura della Repubblica a titolo del tutto gratuito, è stato possibile proprio concretamente stimare il danno ambientale in 50 anni. In altri termini, ci vorranno 50 anni per ristabilire le condizioni pregresse. Il danno è non solo all'ambiente, ma è anche a tutto il turismo